Signora Löwenthal, nel suo romanzo i protagonisti sembrano vivere nonostante i tempi assolutamente drammatici segnati dal nazismo, dalla seconda guerra mondiale, tuttavia riescono in qualche modo a trovare un momento di quasi beatitudine. È stato Primo Levi a ispirarle, l'opera di Primo Levi a ispirarle questo tema, in che modo? Ma questo tema, il tema della Shoah, per me è un'ossessione narrativa oltre che esistenziale. Il titolo del romanzo, La lenta nevicata dei giorni, è un verso di Primo Levi che non possiamo non incontrare dentro questa storia. Io dico sempre che per quel che riguarda la Shoah bisogna e basta leggere i romanzi di Primo Levi. Quanto ai miei personaggi, vivono certamente in un'atmosfera beata, attraversano gli anni della guerra, delle persecuzioni, al riparo dentro una bellissima casa sulla riva del mare nel sud della Francia, mentre tutto intorno a loro c'è la bufera. Ma pur avendo vissuto in un'atmosfera così quasi fatata, sentono e continueranno a sentire il peso di questa storia che purtroppo tutti noi ci portiamo addosso. E che siamo in qualche modo costretti a ricordare nostro malgrado, a volte forse. Sì, personalmente io preferirei dimenticarla questa storia, perché è un peso fisico, materiale, mentale, emotivo, eppure non posso farne a meno. Grazie e complimenti per il premio. Grazie a tutti voi.